Arrivati in auto a Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio, continuiamo a guidare fino al parcheggio del Rifugio Forni a 2178 metri, lungo la valle omonima. Non dimenticatevi di acquistare il pass alle metitrici automatica in località La Fonte a Santa Caterina. Lo si trova anche all'ufficio turistico e in alcuni bar e ristoranti del paese, oltre che nei rifugi Stella Alpina e Forni. La salita verso il Pizzo Tresero a 3594 metri di quota comincia oltrepassando il ponticello in legno sul torrente Prodolfo. Seguiamo le indicazioni per il sentiero glaciologico e, proseguendo verso est, risaliamo la valle mantenendoci sulla destra. Ci ritroveremo così ai piedi di un evidente canalone che scende dal versante alla nostra destra. Il suo imbocco si trova quasi di fronte al rifugio Branca, situato a 2493 metri. Risaliamo l'ampio avvallamento e circa a metà eccoci sul ghiacciaio dei Forni. Si prosegue fino a uscire dal canalone con il pendio che si addolcisce e si apre in un grande anfiteatro. Questa zona fa da base per le salite al San Matteo, al Tresero e alla cima San Giacomo. Continuiamo ancora verso destra con il tracciato che ricomincia a prendere pendenza. Arriviamo così alla spalla che dal Pizzo Tresero si collega alla cima San Giacomo, alta 3281 metri. Qui le pendenze si riducono di nuovo, ma poco dopo si ripresentano impegnative. Deviamo a sinistra salendo in direzione di Punta Pedranzini, che raggiunge i 3599 metri. Alla sua base comincia un ultimo ripido tratto che conduce sul crinale della cresta sud-est che collega al Pizzo Tresero. Deviamo a sinistra salendo in direzione di Punta Pedranzini, 3599 metri. Alla base di quest'ultima comincia un ultimo ripido tratto che conduce sul crinale della cresta sud-est che collega al Pizzo Tresero. Con un buon innevamento può essere percorsa con gli sci ai piedi. In caso contrario è consigliabile riagganciare gli sci allo zaino e calzare i ramponi. Pochi minuti ed eccoci in vetta. Per la discesa, considerate le buone condizioni della neve, abbiamo deciso di seguire lo stesso itinerario della salita. Attenzione alla prima parte della cresta dove possono affiorare alcune rocce. Le alternative non mancano, lungo i canali che si incontrano sia prima sia dopo la cima San Giacomo. Meglio però informarsi da rifugisti e associazione delle guide.